Tu sei... Devo riposare. Un riposino veloce. Da parte di mamma. È l'indizio di una caccia al tesoro. Le facevamo spesso con papà. L'ha organizzata lei. Diamo un'occhiata. Vediamo cosa hai escogitato. Dovrei andare. Chissà cosa troverò al Museo di Storia Naturale. Abuela, la tua vecchia TV è andata, ma vive nei nostri cuori. Questo tesoro non si caccerà da solo. Era una vita che non venivo al museo. L'ultima volta ci sono stato con Fine e papà. Ci siamo divertiti un mondo. È così strano esserci ora. Ho mangiato troppo. Ok, il Museo di Storia Naturale. L'indovinello dice: di fronte al parco, con il mondo sulle spalle, proteggiamo un indizio. C'è una statua di 4 uomini che reggono un globo all'ingresso di Central Park. Potrebbe essere la soluzione. C'è un'altra cartolina qui. Questa è dell'Empire State Building. Sulla cima dell'Empire State... ti attendono due occhi ciechi. C'è una scheda di memoria qui. E io metto. Buon compleanno. Non ci credo. Papà! Una caccia al tesoro mi sembrava l'ideale per festeggiare 16 anni. Un viaggio nella memoria. Ricordi l'estate in cui tu e Finn mi avete trascinato al museo ogni fine settimana? Ti svelo un segreto. Mi piaceva da matti. Sai, avrei sempre voluto darti un fratello. Le cose con tuo zio non vanno bene ultimamente, ma fino a 18 anni è stato fondamentale per me. E quando eri con Finn, mi sentivo meno importante. Hai una sorella, lei. Con Finn e ora con Genki avrai sempre una famiglia al tuo fianco. Ti voglio un bene infinito. Ci vediamo al prossimo indizio. Wow. È da tanto che non sentivo la sua voce. Spero abbia lasciato altri messaggi vocali più avanti. Ehi, dormiglione, hai letto il biglietto? Sì, ho seguito gli indizi e ho sentito papà. L'hai organizzata tu? Io ho nascosto gli indizi, ma li ha fatti papà l'anno scorso. So che è stata dura con il trasloco. Sentire la sua voce ti farà bene. Senz'altro. Gracias, ma. De nada. Divertiti con lui. E ricorda, se hai bisogno, io sono qui, Miles. Puoi parlarmi di tu. Te quiero. Figlio di... L'Empire State Building. Vediamo l'indizio.
Sulla cima dell'Empire State ti attendono due occhi ciechi. Forse fa riferimento al binocolo della piattaforma panoramica. La vostra misera carriera criminale finisce qui. Spider-Man, avrai salvato Harlem, ma non puoi far prendere un colpo alla gente. Il Museo d'Arte Moderna a Greenwich. Me lo ricordo. Trova il fossile nascosto nel moderno e ricorda di alzare lo sguardo. Gita scolastica di quinta, Empire State Building. Facevo da accompagnatore. Non accettare mai di gestire un autobus di ragazzini, figliolo. 3 ore di viaggio per arrivare e una volta sul posto ti si fa vivo? Testa di tela. Alle prese con Vulture. Non siamo neanche usciti dall'ascensore che abbiamo dovuto fare dietro fronte ed evacuare l'area. Ma tu volevi restare. Mi dicevi, Spider-Man ha bisogno d'aiuto, papà. Sei un eroe nato, Miles. Non perdere mai la voglia di lottare. Ci vediamo al prossimo indizio. Un eroe nato. Forse ho imparato a essere un eroe guardando papà. Mi manca. Ora più che mai. Porto a uno stand delle donazioni nei tuoi paraggi. Ehi, mi sembra di ricordare un fossile sull'affaccio di fronte al fiume. Diamo un'occhiata. Pensa quanti soldi potrebbe guadagnare. Vorrà dire che ne può chiamare la polizia. Devo venire a casa a fare la sfida giornaliera. A dopo. Auguri di Natale in ritardo, Spider-Man. Oddio. Sì, ho una spaccata. Signora mia. È un incidente. Il nuovo Spider-Man. Vorrà dire che ne parleremo più tardi. Quindi si è tatuato. Prossimo indizio, vai! La prossima tappa è il CODB. Dove il denaro regna sovrano, troverai melodie preziose sospese tra le luci. La prima volta che siamo stati al Museo d'Arte Moderna ho dovuto trascinarvi di peso. Che ci importa di 4 scarabocchi? Ma io e tua madre eravamo sicuri. Dovevamo mostrarvi che il mondo può essere visto con occhi diversi. A volte, talmente diversi. Quando vi ho trovato imbambolati davanti a quel ritratto psichedelico di Angela Davis, ho avuto la certezza che avevate capito. Un trionfo di oro e arancione. Non avevate mai pensato che il mondo potesse avere quei colori. Possono essere vostri. Come un re e una regina. Sono fiero di te. Vediamo come te la cavi con il prossimo. Io e Finn abbiamo parlato di quel giorno per mesi. Mamma e papà sapevano come ispirarci. Il CODB. Comincia la caccia. Appeso tra le luci. Forse tra i riflettori e quella cassa. Sei a dieta? O sei così di tuo? Accettare l'idea che esistano due. Trovata. Mi trasferisci i tuoi poteri? Voglio una foto per il fan club. Saluto l'altro Spider-Man, guarda, ma devo proprio finire questo. Lobster Bill, il ristorante preferito di papà. Annidato sotto Stuyvesant vive un mostro di grandi delizie.
Ho passato metà della mia giovinezza al COD con tuo zio. Tutti i musicisti migliori hanno suonato su quel palco. Persino Aaron ci si è esibito una volta, senza cavarsela malaccio. Quando ha deciso di parlarmi del suo impiego notturno, è lei che mi ha portato a rindorare la pillola. Ma da quel giorno ho odiato quel locale. Per questo non ti ci ho mai portato. E me ne pento, perché l'ameresti, proprio come me. Facciamo così, trova un concerto che ti attira. Uno qualsiasi offro io. Poi veniamo qui e il tuo vecchio ti mostra come si scatenava in pista. Il prossimo indizio è tutto tuo, Miles. Papà voleva portarmi a un concerto. Mi serve un minuto dopo questa. Il Lobster Bill. Per papà era come un tempio. Annidato sotto Stuyvesant vive un mostro di grandi delizie. Credo di sapere quale mostro intende. Vuoi diventare invis? Ah, ecco l'indizio. Oh, lo riconosco. È l'Art Space nell'Upper East Side. Nessuna lettera può accedere a questo castello delle arti senza bussare alla porta. Oh, mamma! Lobster Bill! Dove si respira aria di casa. Mi ha sempre ricordato la cucina di tua nonna. Ci ha portato tua madre al nostro primo appuntamento e anche a quelli successivi. Persino quella volta quando era già incinta di te ed è entrata in travaglio prima del dolce. Saranno stati i gamberi cajun. Non li ho più mangiati da allora. Ma voglio essere onesto, figliolo. Le notti in cui lavoro fino a tardi? Sì. L'ocra fritta non me la toglie nessuno. Ma non dirlo a tua madre. Mamma lo sapeva, altro che. Lasciamogli avere il suo piccolo segreto. Erano una grande squadra. Ecco l'Art Space. Ok. Nessuna lettera può accedere a questo castello delle arti senza bussare alla porta. Che succede? Il CJ Walker Park. Lo conosco, è ad Harlem. Il tuo viaggio si conclude all'ombra del canestro in cui imparasti a volare. È l'ultimo. Non voglio che finisca. Diploma di scuola media. Quando avete visto l'Art Space, tu e Finn avete detto scherzando di sentirvi a un'incoronazione. Io e tua madre scoppiavamo di orgoglio. Nostro figlio e la nostra quasi figlia che si diplomavano con il massimo dei voti. So che eravate tristi, certo, perché sareste andati in scuole diverse. Ma lascia che ti dica una cosa, Miles. Le amicizie della giovinezza, quelle vere, durano per sempre. Tu e Finn vi ritroverete prima o poi, magari tra qualche anno o tra qualche decennio. Ultimo indizio. Scommetto che non vedi l'ora. Io e Finn ci siamo ritrovati davvero. Ma non come pensava papà. Figlio di... Oh, ehi! Ci siamo, il CJ Walker Park. Il tuo viaggio si conclude all'ombra del canestro in cui imparasti a volare. Questa sarà l'ultima. Cavolo. Quanti ricordi. Ultima tappa, il CJ Walker Park. Ricordi quando in estate giocavamo qui a basket? Tuo zio ti mostrava come penetrare in area e io come concludere con autorità. E non dimenticherò mai quando tu e Finn provaste a far fare un alley-oop a tua madre. Questo posto mi ricorda che, per quanto la vita possa essere assurda, c'è un'unica cosa per te. Le persone che ami. Tu, tua madre, Finn, Gang. Persino tuo zio. Abbi cura di coloro a cui tieni e andrà tutto bene. Buon compleanno, Matt. Tutto il mio coraggio lo devo a te. Dio, non ero pronto per questo.
Ehi, Miles, che c'è? Ciao, mamma. Ho finito la caccia al tesoro. Grazie di aver organizzato tutto. Per un attimo è stato come riaverlo qui. È sempre con te, mijo. Ti voglio bene. Anch'io, mamma. Ehi, conosco quel tipo. Credo.